tutto pronto a Barrettieri di Seminara per l'edizione del presepe vivente. Ci saranno tante degustazioni, tanti prodotti tipici del territorio. Ricordiamo che unica data del presepe vivente alle ore 16 del 27 dicembre, ma noi abbiamo ascoltato alcuni organizzatori del presepe vivente. Siamo quasi allora, signora, per il presepe, ecco. Sì, ci siamo quasi. Tutti uniti per il 27, giusto? Sì, 27. Sì. Realizziamo il 27, siamo già pronti per il presepe, sì. La location si presta perché è un bel borgo, ecco. Sì, è bello, come posto è bello, dai, è da vedere, dai. Quindi invitiamo tutti a venire allora. Sì. Si presta perché in questo borgo, ecco, piccolo borgo. Sì, questo è il piccolo borgo antico, il paese di una volta, era questo il paese, poi si è allargato verso sopra, però resta un paesino ancora storico. Le caratteristiche si presta per il presepe vivente. Dico, si presta per il presepe vivente. Certo, sì, tutti, ognuno, ecco, facciamo la nostra... Ecco, tutta la comunità, che siete poche anime, siete tutti impegnati. Sì, sì, siamo tutti uniti a fare ognuno la nostra parte, cioè... le nostre tradizioni di una volta, che non si devono mai dimenticare, devono ancora andare avanti, sì. Tutti uniti, veramente un grande messaggio di unione da parte della comunità di Barrettieri, che si è raccolta intorno a questo presepe e veramente tutte le famiglie stanno partecipando. A tal proposito, soprattutto devo dire grazie anche a tutte le attività commerciali che non si sono risparmiate a dare importanti contributi per darci la possibilità di realizzarlo. E quindi, ecco, grazie a tutte le attività commerciali e grazie all'amministrazione comunale anche, che ha investito nel luogo dove si svolgerà quella attività per renderla agibile e per riqualificare una zona che era degradata, quest'anno faremo un presepe veramente diverso dagli altri anni, quindi l'invito è a tutte le persone che vogliono vedere un presepe veramente bello di venire il 27, perché sarà veramente un bellissimo presepe. Quindi 27, unica data. Sì, l'unica data di per questa edizione del presepe vivente di Barrettieri. Naturalmente dalle 16 in poi? Dalle 16 in poi fino a sera. A notte fonda, ecco. A notte fonda. Ci sarà tanta rappresentazione, soprattutto anche tanto da degustare, perché veramente si stanno impegnando a realizzare di tutto, anche dal punto di vista gastronomico. Quindi assaggeranno i prodotti del territorio, sì, ecco, dalle zeppole alle ricottine, alle frittole della nostra tradizione, ai formaggi. E per finire un buon bicchiere di vino. Il vino ci sarà, il vin brûlé, ci sarà un po' di tutto. Queste sono solo piccole cose di quello che ricordo.